Dunque, abbiamo due missioni noi: trovare il fratello di Viola, che è missione principale, e il cane smarrito, che è secondaria. Però ormai siamo a conoscenza del fatto che la nostra storia ci porterà in cima a una montagna innevata vicino a un fiume. Barkley guarda la scogliera e guaisce, probabilmente vuole salire. Vuoi salire lassù con la tua abilità di arrampicarti? Vuoi salire lassù? Sì. Barkley, ora tu e Barkley siete partner. Oh. Poi, ovviamente. Chi l'avrebbe mai detto? Però è di ghiaccio, tra l'altro. Torna e rimani, scopre cosa vuole Barkley sul Monte Viral. Ok, Barkley, andiamo là sopra. Gli voglio già bene, c'è il palloncino per volare, sto cane. Ma, allora, vabbè, è ovvio che tu puoi farlo. Ma chissà cosa succede se sali già qua sopra senza interpellare lui. Voleva che qualcuno lo accompagnasse, lui non aveva problemi. Eh beh, certo. Ti devo seguire? Ti devo seguire. Andiamo? Bello cagnolino, cicciottino lui. Bello pacioccone sto cane. E questo chi è? È un pennuto verde. Avevoir. Livello 50. Barkley mi ha messo in una situazione spinosa. A sapere gli sostituivo già. Vabbè, dai, è a livello 45 lui, ce la potrebbe fare. È un tipo volante questo Avevoir. Se gli avessimo messo il pombomba elettrico a Barkley sarebbe stato in vantaggio. Quello ghiaccio gli diminuisce solamente la precisione, che per carità sì, però. Vai, attacca! Alza gli scudi, ok. Ok. Vabbè, secondo me ce la possiamo fare, sai? Meno precisione. Meno male che non ho messo il muro. Grazie gioco di avermelo fatto in automatico. Di già, così. Barkley, a saperlo, scusami il francesismo, ma ti avrei messo qualcosa di più utile. E allora, sette meraviglie. Però io volevo catturarlo questo, Barkley. Karate metallico. Di nuovo? Ma porca. 8 turni di. Va bene. Allora, calmi tutti. Noi continuiamo a spammare come al solito nella nostra strategia questo attacco. Tanto, la nostra strategia ormai si basa solamente su questo attacco. Io non so come siamo arrivati al momento in cui questa creatura sia diventata la nostra main. Difesa della torre. Ok. I personaggi con difesa della torre diventano di potere e aumentano le statistiche di difesa. Però posso attaccarlo. Ancora, basta questo muro elementale. È invincibile sto muro. Posso attaccarlo però. Anzi, in realtà aspetta un attimo. Con un attacco d'acciaio, esatto, gli abbasso le difese anche. Ti sei messo tu in questa situazione, quindi. Ok, Barkley, bello, dobbiamo separarci. Ce l'ho solo io lo scudo. Oh, cazzo. Io posso fare lo scudo su di lui? Posso farlo, perfetto. Allora, ti prego, non fagli troppo male, non ucciderlo, eh. Non ucciderlo, per favore, fallo. No, 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 no! È morto! È morto per la prosciugazione! Maledizione! E io che mi preoccupavo per lui. Voglio rifarlo questo scontro, secondo me ce la possiamo fare. Sembrano ossa umane. Tra le ossa ci sono dei bocconcini e un guinzaglio per cani. Oh. Barkley scava una grossa buca e insieme seppellite le ossa. Che roba carina. Subito dopo Barkley ti lecca bagnandoti tutta la mano. Oh. Così semplice fare amicizia con i cani. Torna e rimani. Oh. Allora, Barkley, perdonami un attimo. Prima di salire là sopra, perfetto, Barkley ci segue. Dicevo, per quanto il tuo pombomba non è male, noi abbiamo già lo sprizzo fuoco di ghiaccio a livello massimo. E direi di metterglielo su, se non addirittura questo qua elettrico. Quello elettrico mi sembra più utile, però ti darei questo. Barkley, bello, cerchiamo di farcela questa volta, dai. Ah, ma c'era qualcosa allora là sopra. Altro che. Oh, sta andando esattamente come prima. E ci stiamo già per fondere. Vediamo la fusione col cane evoluto.
Sembra uscito da Animal Crossing. Proviamo a registrarlo. Proviamo lente di cristallo. E ha un sacco di vita. Lo so, è difficile qua. Bellissimo l'attacco, ma non ha fatto abbastanza. Al prossimo turno mi muore questo. Mi muore, di sicuro. Dai, vediamo. Vediamo quanto siamo. 30, è un po' poco. Si vola! Si vola! Martin Garrix! Allora, molto difensivo, molto veloce, attacchi normali. È un support. Buono. Volo di Everwild. Ora puoi premere X durante una planata per darti uno slancio. Questa azione consuma vigore. Figata. Grazie di essere entrato in squadra. Ancora sto muro elementale, basta. E Fuchiraptor è arrivato al quinto livello. Perfetto. Ma come faccio a premere X durante una planata se io sono già con la X? Ah, è il doppio salto in pratica. Allora aspetta. Mi serve per darmi uno slancio prima, per poi arrampicarmi dopo. Ok, ho capito. Eccoci qua. Allora, che cosa contiene? Materiale Randall. Niente di che. A parte il materiale fuso, nulla di che. Facciamo evolvere il Fuchiraptor. Ecco, ti è arrivato. Dai, Arkid è quasi arrivato al quinto livello. Poi vediamo se si evolve. Io ho notato che noi usiamo veramente tantissimo gli attacchi a distanza. Quindi potrei creare una build che si basa del personaggio, visto che nel comune basta mettere i punti allenamento come li vuoi tu, tutti i punti che abbiamo sugli attacchi a distanza e il resto sulla difesa, così da coprire effettivamente tutte le difese mancanti dei nostri mostri, perché molto spesso i mostri che fanno attacchi a distanza hanno la difesa a distanza ma non la difesa normale. E con questo, tra l'altro, mi sa che abbiamo ottenuto tutte le abilità. Esatto. Ma questo mi fa chiedere, scusa, se io uccidevo adesso sto pollo gigante, poi l'avrei potuta prendere l'abilità? Il vetro non è forte contro nulla se non contro l'elettricità e basta, il che lo rende davvero poco pratico. Però questo attacco distrugge i muri, il che può essere molto molto importante. Tu, piccione mistico, nonostante lui sia di tipo vento, non può apprendere collocazione. Che roba strana. Dobbiamo andare qui in mare. È un po' difficile. Ah, ma tocco in acqua, allora. Ed ecco qua per la prima volta le necrondine. Forza Barclay, non mi serve un nastro bello per catturarla. Abbiamo il 30% già con questo qua base, quindi. E infatti. Ok, anche Arkid è arrivato al quinto livello. Aumenta la generazione del bersaglio. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Dite a mia sorella di incontrarmi qui. È stato facile. Ma in realtà non ho controllato una cosa di Barclay. Ok, lui è attaccante di entrambe le cose. La sua creatura è attaccante di distanza, perfetto. Il problema è che gli avevano messo tutti quanti attacchi di mischia a lui, eh. Cioè, questo è il meglio che gli ho potuto dare per ora. E prima di andare da Viola, salviamo sto povero tizio. Sei libero, prigioniero. Adesso ci dirà tipo che era la sua sposa. Quanto ci fai, una stronzata del genere. Ma io volevo stare con lei. Ehi, lei è spaventata. Stavo solo passando un po' di tempo in compagnia. Non facevo cose strane, davvero. Ok. E tu, piccolo uomo solitario? Mi viene da chiedermi se non sia un capitano, aspetta. Allora, potrebbe essere la capitana Aether, quindi eviterei di parlarci per ora. Barclay ti porta un bastoncino di cui è veramente orgoglioso. Grazie. Quanto è facile fare amicizia coi cani. Porca miseria, non me l'aspetto. Io ho corso contro senza motivo. Vediamo. Uno scontro. Era inatteso questo. Oh, la melma e credo la foca. Dai, facciamo livellare il pollo. Ma nessun mostro in realtà è brutto. A livello di statistiche parlo, ovviamente. Sono tutti utilizzabili se riesci comunque a sfruttarli per bene. Anche il pombomba, per carità, non è sto gran mostro. Però 10% in più a Barclay, per dire, non è male. Poi oh, possiamo mettergli quello che vogliamo, sia chiaro. Tu? Ah, è un succhiaterra. Se cerchi un investimento che resista alle ingiustizie del tempo, prova l'orologio. Vuoi dire un appezzamento di terreno? I succhi a terra, mi dispiace, ma è finita il vostro tempo. Già, mi dispiace. La vostra storyline è già finita da un pochino. Già, mi dispiace.
Spazio, tempo, stessa cosa. Ma quanti succhi a terra qui, eh? E qui abbiamo una via chiusa. Non più. E qua c'è un diario, aspetta. Negli appunti scarabocchietti c'è scritto: questo retti e studioso delle arti arcane può attingere al suo massimo potenziale se ha a disposizione un grimorio di magia da studiare. Mi stai dicendo, mettigli la mossa a grimorio. Andiamo? Bello questo. Cos'è? Ok, questo era il ponte. È un ragno... reliquia? Ed è d'acciaio, tra l'altro. Allora, Barclay, cerchiamo di non ammazzarli, mi raccomando. Bravo, cagnolino. Un ferrichela, eh? Carino, questo mi piace come aspetto, ma in realtà tutto mi piace di sto gioco. È apparso di nuovo! Oh, cavolo, meno male. Facile, facile. Questa volta, mi dispiace, non puoi fare nulla. Barclay ti porta un bastoncino in cui è davvero fiero, ma quindi mi aumenta solo... Ma porca puttana, quanto voglio bene a sto cane. Ho appena scoperto che il Trapwurm prende partenza programmata. Io l'attacco, tu lo catturi un'altra volta. Partenza programmata può essere una gran bella mossa da avere all'inizio con tante altre cose. Oh, ma in tutto questo noi dovevamo andare a dire alla tipa che suo fratello... Dove mi conduci? A un'altra grotta sotterranea, eh? Stiamo andando sempre più in profondità, cagnolino. Ce n'è uno dorato qui. Aspetta, zitto, zitto. Abbiamo mandato nell'oblio l'altro. Sicuramente l'evoluzione, non è che mi aspetto chissà cosa. Però cattivo. Aurichela. È uguale identico all'altro, ma c'ha due zampe in più, la maschera è dorata ed è completa. 700%. Bravo cagnolino. Aurichela, presa. E questo che cosa fa? Ok, ci dà un piccolo boost in alto. Ok, qua sicuramente si apre dopo il passaggio. Non credo ci sia un arcangelo qui, però. Non mi sembra esatto una stazione. Credo sia uno di questi ragni, però particolare, c'ha un cristallo in testa. Oh, scappa. Tanto sono qua fuori, quanto ci fai? No? Strano. Non l'ho neanche letto, pensavo fosse una delle cose a caso. Barclay mi sa che è il primo compagno che portiamo al massimo. Beh, cacchio, tutto round, attacco di mischia. Non è male, 145 di attacco di mischia è buono. Carino però, non mi dispiace.